Ecco, signor Berlusconi, il nostro consiglio, ciò che lei deve fare secondo noi. Te. Fior di limoni, io e Pietro siamo giunti alle seguenti conclusioni. Se quella notte, per divin consiglio, la donna Rosa, concependo Silvio, avesse dato a un uomo di Milano, invece della topa, il deretano, l'avrebbe presa in culo quella sera sol donna Rosa, e non l'Italia intera! Se solo potessimo evitare quel giorno. Ehi, Doc! Dove vai adesso? Ritorni al futuro? No! Ci sono già stato! Dobbiamo trovare Doc assolutamente! Trambel! Ma non sappiamo dov'è! Anzi, quando è? C'è solo un uomo che può aiutarci. Artioli! Sì? Lei riesce a comunicare con i morti e anche con i cartoni animati, giusto? Certo. Ma riuscirebbe a comunicare anche con gente che fa viaggi temporali? Tipo Doc? Ah, ci stava ascoltando! Ma certo, dovevi uscirlo e intercettarlo. Ah, eccolo! Stanno regalando Miffa e Comas del latte! Gli dica di venire da noi! Allora, Dix, dobbiamo escogitare un piano. Venga, venga, venga. Lei, che è un esperto del nemico... Sì. In che anno andrebbe? Io so che la mamma di Silvio è uscita per 6 mesi con quel maledetto, ma che il 20 aprile del 43 hanno finalmente concluso. I conti non tornano, lui è nato di settembre. Sì, è stata dura. È stato un parto prematuro. Diccelo! Grande Giove! Ma dov'è Marti? Porca puttana! Eccomi ragazzi! Buon Dio! Artioli! Ma lei era morto, com'è possibile? No, non sono Artioli, sono Marti! Lo so, ci assomigliamo molto, ma siamo solo cugini. Pazzesco, pazzesco. Sono loro. Cacchio, Doc, sei ingrassata. Sì, beh, ma da quando mia moglie, la mia bellissima moglie, mi ha lasciato, sono caduto in depressione. Sì, lo so. È pesante. Il divorzio l'ha distrutto. Piuttosto, Marti, cos'è sta merda qua? Beh, Doc ha perso un sacco di soldi in scommesse. E per costruire la macchina ha dovuto ripiegare su uno spazio terrestre. E la locomotiva? Voleva la divisione dei beni! Dei beni! Me l'ha portata via! Va bene, signori, prego, entrate! Grande Giove! Che magnifico garage! Allora, vi spiego perché l'abbiamo chiamato. Vogliamo andare indietro nel tempo, precisamente nel 1936 a Milano, a impedire che Silvio venga concepito. Cazzo, ma siete pazzi?
Io non ho inventato la macchina del tempo per eliminare un vecchio depravato. Io ho inventato la macchina del tempo per viaggiare nel tempo. Se non lo fai, ammazzo il bambino. No, ti prego! Dammi le chiavi, altrimenti gli faccio saltare le cervelle. Ok, ok, ma solo io posso registrare il tempo di destinazione. Entra e non fare scherzi. 20 aprile 1937. Volete andare a Milano, vero? Perché nel contempo ho fatto una modifica. Ora potete scegliere anche la città. Bene, levate dal cazzo. No, ma voi non capite, potrebbero esserci conseguenze disastrose! Si sposti, Bixio! Che rottura di coglione! Lei è solo che posso avere la patria. Interrompa quel coito e torni vincitore. Lo consideri fatto, direttore, le voglio bene. Bene. Parta, parta! Per l'Italia! Non c'è abbastanza strade per aggiungere 88 miglia orarie. Strade! Dove state andando? Non ci sono strade! Strada di merda. Dunque, la casa della madre dovrebbe essere... Ma che diavolo è? No, porca troia, sta già trombando! Martin, fermali che vado a prendere una cosina! Ehi tu, porco, levali le mani di dosso! Guarda che hai sbagliato cespuglio, amico. Alza i tacchi e vattene. No, lasciala stare! Vai all'inferno! Ma chi sei tu? Silenzio, terrestre! Il mio nome è Darth Vader. Sono un extraterrestre e vengo dalla morte nera. Anime dannate! Voi due non dovrete mai fare sesso, altrimenti creerete un mostro! Tu ora lascia quella donna e non farti mai più vedere, altrimenti tornerò e ti ucciderò. Ma io l'amo. Ah sì? Bene, adesso ti ammazzo! Via! La patria è salva! Ma che cazzo ha fatto, Bixio? Venga, venga a vedere qua! Guardi la TV, Silvio è ancora vivo! Io sono qui e resto qui più determinato e più convinto di prima! Non potrei... Ma com'è possibile? Non lo so, io so solo che lei è un incompetente! A molti milioni di italiani... Dovremmo pensare a qualcos'altro. Devi costruire altre due macchine del tempo. Grande Giove!